Ciao ragazzi, eccoci qui, trovati in questo Inside Maribor. Un altro episodio di Mario l'italiano che prova la pizza in questo meraviglioso paese, quale la Slovenia. In questo video ragazzi vado in un nuovo posto aperto da poco, 10 giorni fa mi pare. E si chiama Jack and Joe Steakhouse Burgers and Pizzeria. È un ristorante che già è qui sul fiume, sull'Ent. Ve lo farò vedere un giorno, come promesso vi porterò il famoso video sui migliori hamburger di Maribor. Lo sto preparando. E niente, sono andato con Mario, il suo collega e la ragazza di questo collega. Io ora vi lascio alle riprese fatte lì. Come vedrete anche c'è un posto lì accanto, una chocolate factory, che magari vi porterò in futuro. Vediamo come incorporare un video su di essa, vediamo insomma. E poi niente ragazzi, vi lascio alle conclusioni finali e ci vediamo al prossimo video. Ricordati di iscriverti al canale, lasciare un like e un commento, fallo dai, condividi, non lo so che non lo fai, però attiva la campanella, almeno sai quando escono questi video. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima. Allora Mario, tutto a posto? Tutto ok? Hai caldo? No, sto bene. Ragazzi, sono un po' in hangover da ieri, perché sono tornato alle 4, ma questo non mi ferma ad andare dove sto andando oggi. Quindi, ben trovati in questo nuovo video, benvenuti in un nuovo Inside Maribor. Adesso stiamo andando nella pizzeria aperta settimana scorsa da Jack and Joe. Jack and Joe è un posto che solitamente fa hamburger, cioè è una hamburgeria, una delle principali. Però ho aperto questa pizzeria e adesso andiamo a provare. L'orario è abbastanza prestino, sono le 5 e mezzo, però vabbè, un po' di fame ce l'ho, non ho mangiato tanto a pranzo. Ragazzi, siamo arrivati, questo è il posto. Non è in centro, non è in centro, più o meno è un quarto d'ora di macchina. Adesso bisogna sapere dov'è l'entrata. Vedi, c'è il ristorante, Jack and Joe, la pizzeria e Teta Frida, praticamente è una produzione di cioccolato. Un altro bar è comunque situato sul fiume, vedi, c'è i tavolini. Questo è il posto, Adesso entriamo e vediamo un pochino com'è la situa. Bello fresco comunque come ambiente, Vedi. Praticamente qui ci sono attività tutte sul fiume, ci sono i bar, poi tutte attività, riordano quasi un campeggio. È molto bello, tutto in mezzo alla natura. È organizzato bene, non me l'aspettavo onestamente. Questi sono i menù ragazzi. Incredibile, la pizza di Briatore, ma anzi è 65 euro, costa 17,90. Molto figo ragazzi il fatto che c'è la vista sulla cucina. Really? Yeah. It's for 60 persons. Ah, è vero. They can organize party and everything for you. Ma attenzione, praticamente ci hanno detto che questo è un... praticamente la puoi noleggiare per fare eventi, feste private sul fiume, vedete? Praticamente poi laggiù c'è il Drava, qui c'è sempre il ristorante e nulla, molto bellino, molto fresco. Minchia, oggi è anche una super giornata. Allora, abbiamo ordinato le pizze, 4 pizze diverse per provare, una margherita più altre pizze così di differenti, e adesso aspettiamo che ce le portano. L'aspetto delle pizze sembra invitante, sembrano buone, però il tavolo accanto a noi, dalle facce che facevano, non erano molto soddisfatti. Adesso vediamo, e sono curioso di sentire quello che ne pensa Mario. Dalle facce, non lo so. Il secondo episodio di questo format è pizzaiolo napoletano giudica le pizze. Se non vale il chiume. Sì, ma infatti, ma io a me mi pare stabilissimo. Allora raga, sono arrivate le pizze. Questa con il tonno fresco, questa è una margherita. Questa con salamino, altra roba, quella con le salsicce. No, resta sotto. Per l'odore sembra buono, però secondo me non messo in gorgonzola. What do you think, Mario? È buona? Ragazzi, venite popper. Popper is much better. Allora è buona. La margherita è molto buona. Questa di Mario anche non è male. Adesso devo provare questa col tonno e quell'altra. Però non sono male queste pizze, non sono male. Quelle del popper sono migliori secondo me, sono più buone. C'è un problema, sono veramente troppe mosche secondo me. Allora ragazzi, abbiamo finito le pizze. Cioè è finito. Non sono finiti, ma siamo già pieni. Allora, che dire, le pizze non erano eccezionali. La margherita ok, la pizza di Mario buona,
Pizza di Mario mega buona. Questa con il tonno, raga. Questa con il tonno. Il tonno non si sentiva per niente. E poi ci hanno messo i wasabi del crosta. Cioè wasabi sulla pizza. Poi quella. Quella anche non sembrava male, però la salsiccia non si fa di niente. Poi raga, per non finire la pizza vuol dire che insomma o sei troppo piano o non è buona. È un po' entrambe le cose, nel senso mi aspettavo una pizza migliore onestamente. A questi prezzi se posso scegliere vado al Popper, cioè non vengo qua. Anche perché è lontano, non è in centro. Poi ci sono le mosche raga. È pieno di mosche, un botto di mosche. Adesso vediamo un pochino quanto si spende e traiamo le conclusioni finali, dai. Ah, non vi ho fatto vedere una parte, c'è anche il sopra. Ok raga, siamo alla fine di questo pranzo, anzi di questa cena, scusate. Abbiamo speso 86 euro alla fine, o più di 20 euro a testa. Una pizza, due birre e basta, con il coperto. Mario, ma inside. È dentro il bagno, eh. Chi sarà per i dipendenti? Per i dipendenti? Ah. Io non so pizzeria. Sì. Ok, quindi voto a questa pizzeria? 6. Voto 6 su 10, dai. È bello, posizionato molto bene qui in mezzo alla natura. Che dire, cioè se volete fare un salto merita raga, perché alla fine è stata al fresco. È una buonissima alternativa a altri posti in centro, però la qualità della pizza per il prezzo che costa non ne vale, perché le pizze costano abbastanza, come avete visto. Di conseguenza io non ve lo consiglio, però se volete provare una pizza diversa venite qua. Quindi Mario, alla fine il pensiero su questa pizza? Allora, come vi ho detto prima, venite poveri a mangiare la pizza. Qualità, prezzo, siamo... Migliori, sì. Che voto dai a questa pizza? La pizza, non voglio essere cattivo, ma un 5-5. 5 vai, diciamo. Sì, ma aspettavo meglio. Comunque, da visitare, eh. Location è devastante, bellissima. Da 10 proprio, mamma mia. Solo per quello tornerei. Vedi, Drava Center. Sì, anche le bevute, i drink erano buoni. Però alla fine c'è una pizzeria e la pizza non era nulla di che. Come vedete non è neanche in centro, dovete prendere la macchina per venirci, ci vuole un quarto d'ora in macchina. Non so dirvi nemmeno se merita, raga, perché secondo me no, però magari venite qua e vedete voi. Magari mi sbaglio io. Di conseguenza ci vediamo al prossimo video.